Honda Eikon 2024 c'è un'altra grande novità, ne abbiamo viste un po' in altri video, ma lei qui alla mia sinistra, NT1100, che beh, cambia un bel po', innanzitutto dal punto di vista estetico. Prima io la definivo simpaticamente, soprattutto in colorazione bianca ovviamente, il beluga, perché è moto molto morbida, molto pacioccona. Adesso rimane assolutamente amichevole nello sguardo, non c'è un'aggressività incredibile, ma si fa un po' più appuntita, con questo sguardo un po' più accattivante, passatemi questo termine. E poi le novità però non sono solo a livello dell'estetica, non è un restyling, lo sappiamo, nel 2025 l'aggiornamento dei motori all'Euro 5 Plus è una necessità per tutte le case. Se parliamo di motore, allora diamo un piccolo cenno, rimane inalterata la potenza a quota 102 cavalli, ma cresce considerevolmente il picco di coppia a 112 Nm raggiunti a 1000 giri prima rispetto a prima, quindi un aumento, il bello della diretta, considerevole rispetto al modello precedente, una coppia davvero disponibile da subito. Ma non è soltanto una questione di affinamento del motore, NT cambia a livello estetico, l'abbiamo detto, e cambia anche qua su a livello del plexi, che adesso è regolabile attraverso questo strumento con una mano sola. Vi porto alla scoperta anche del display e del blocchetto, che potrete verificare rispetto ad altri modelli del 2025 che sono aggiornati andando incontro a questa necessità di Honda di sposare una maggiore facilità. Hanno invece su NT mantenuto il vecchio precedente, la precedente generazione. Un blocchetto ancora un po' da studiare meglio, e allo stesso modo anche il display è nella grafica quello che avevamo visto sulla precedente generazione. Quindi NT aspetta ancora un attimo a rinnovarsi dal punto di vista della strumentazione. Ma le novità non sono finite qua, e a livello di elettronica la nuova NT 1100 beneficia dell'arrivo della piattaforma inerziale IMU a 6 assi, con tutto quel che ne comporta in termini di ABS cornering, traction control e quant'altro. C'è anche una distinzione, due versioni, questa con sospensioni tradizionali Showa, la forchella lo vedete è assolutamente con la ghiera di regolazione qua, ma NT 1100 2025 arriva anche in configurazione cambio DCT, sospensioni semiattive, quindi un bel passo in avanti in termini di elettronica, sofisticatezza per la sport tourer, molto tourer vorrei dire, di Honda. Un paio di cenni a livello di pesi, visto che su una moto di questo tipo magari è più importante, 238 kg col pieno e 249 per la versione appunto nuova a tutti gli effetti, sospensione semiattiva e cambio DCT, perché lo ricordiamo, prerogativa ormai di quasi tutte le Honda è il cambio DCT, Africa Twin, lei, e poi ovviamente sulla gamma degli scooter che abbiamo conosciuto proprio di recente, vi abbiamo raccontato sul nostro canale motorbox.com di XADV e Forza 750. E quindi introduco il prossimo argomento dicendovi che ovviamente su motorbox.com troverete altre informazioni riguardo alla tourer di Honda, il prezzo appena ci verrà confermato ve lo metteremo sicuramente nei commenti, insomma ve lo infileremo da qualche parte affinché possiate conoscerlo, ma adesso parlando di scooter andiamo a parlare di altro, e quindi prossimo video.